Lo so, è triste, ma meglio di niente. Tra l'altro è l'ultimo. C'è il delirio. Ora sistemo tutto, carico la moto e me ne vado. Facciamo altri 500 km anche oggi. Sarebbe la stessa stanza, ragazzi. Per questi pilastri messi qua non sono il massimo. Potevano trovare un sistema migliore. Perché ovviamente si perde tutto questo spazio. Cosa vuoi che sia? Un altro giorno comincia. Ieri sera volevo volare con il drone di nuovo, ma ragazzi, però ho mangiato, mi sono messo a letto a vedermi un film, ero stanchissimo e sono crollato. Fino alle 11 questo. Oh, mi sono svegliato. Verso le 11 mi sono svegliato così. Ho visto che c'era ancora luce. E mi sono riaddormentato di nuovo. Stamattina mi sono svegliato. Luce. Ovviamente c'è sempre luce forse. Ragazzi, se non serve tutto tuo, si può fare. Bene ragazzi, salito in sella al mio destriero. Andiamo al cavalletto, andiamo in prima e andiamo. E allora ragazzi, da qui devo prendere sicuro. Salutiamo questo posto, è stato bellissimo, tranquillissimo. Infatti mi ha stranito sta cosa che ieri lui mi ha detto: ah, ma dove dobbiamo andare? Google? Da qui? Ragazzi, salutiamo il lago. Cosa secondo me la gente non paga niente. Secondo me non paga, anche se c'è quella casetta, secondo me è proprio un servizio del luogo, non so come mai. Ciao, ciao lago, fate il bagno qua, in Svezia, qua vengono i camper, vengono, si piazzano e stanno a gratis, è una piazzola proprio comune del sigarette, cioè, ci sono i posacenere, ma ragazzi è ben tenuto, è ben curato, è ben coccolato, barchette. Passa da questa parte. Dov'è la tua barchetta qua? Te viene a carpe. Ci sono le carpe qua secondo voi? Ragazzi, salutiamo questo magnifico posto. Sibro Krvan. Allora ragazzi, posto tranquillissimo, meraviglioso. Direi da un'ottima recensione. C'erano le tovaglie belle pulite, ognuno si prendeva la sua. Era un ostello. Però avevo la camera, come dicevo, tutta mia. E bei cavalli bianchi. Deve avere prurito questo cavallo, perché è messo che alza la.
pulito, grazioso, accogliente, c'era la cucina, io mi volevo fare la pasta ieri, ma mi sono accorto che mi sono scordato i sughi pronti e quindi c'è trappolino, ho dovuto rinunciare. Qua c'è un altro là, è pieno di laghetti. Anche lagoni, non è solo laghetti. Questo manco è riposito in mappa. Piccolino. E niente ragazzi. Quindi ho un'ottima recensione. Devo dire che finora qualità prezzo non è male. Mi ha stranito il fatto che lui ieri mi abbia detto: oh, attacca il motore, che metti il lucchetto nel motore. Sicuro? Cioè, really? Look your motor, your bike, really? Cioè non ci credevo, perché questo mi sembra un posto tipo che non possono esistere i ladri. Eppure lui, per dirmi così, evidentemente non è così. E insomma, stamattina ragazzi ho messo i bavoletti e mi sono accorto che ce n'era uno che ballava. Mi sono abbassato, vedete questa vite? Ve la faccio vedere. Era completamente svitata. Era appuntata, era appena appena. Però ho tirato fuori la mia chiave del 13 e l'ho stretta. Sono andato a posto. Ho caricato la moto, prima l'ho girata e poi l'ho caricata, così almeno poi ho detto non faccio fatica per andarmene, metto in prima, come avete visto, e si parte. Ancora questo è il solaco che è grandissimo. E niente ragazzi, oggi prevedo di fare 550 km, sono le 8, 555, vabbè, circa 560 km. Ho messo campeggi più o meno all'altezza dove voglio andare, che mi muovo così per ora, quando non trovo hotel, alberghi interessanti a prezzo basso, massimo 25 euro, allora solitamente quando è me ne vado, a meno che non ne sento il bisogno, me ne vado in campeggio, anche se comunque fare una volta uno e una volta l'altro è un buon sistema bilanciato. E niente, ho trovato dei campeggi in quest'area, sono altri laghetti, quindi sarà un altro posto penso simile a questo. E niente, anche oggi per fortuna una bella giornata, speriamo che duri. Speriamo, e basta. E saliamo ancora più a nord, mancano circa 1800 km, vedevo alla meta, domani ne mancheranno 1200. 600 e 600 più o meno, però vorrei arrivare a Capo Nord o trovare lì qualcosina dove dormire lì vicino e godermi tutto, perché quello ragazzi è un momento in cui mi voglio godere al massimo, però ci voglio arrivare anche in serata, perché se non ricordo male adesso leggerò meglio se non sbaglio in serata non si paga niente. Forse puoi arrivare con la moto fino a sotto il globo. Ed è una bella foto quella, ragazzi. Non so se può volare il drone, ma non penso, non credo che possa volare. Comunque appena sono lì poi vedo se è volabile. E niente ragazzi, abbiamo 11 km di questa statale che io mi godo. Ragazzi, c'è un freschetto, non è pungente, io diciamo sto bene, ma stamattina ho detto sentivo caldo, non sai, ma forse quasi quasi non lo metto la felpa, tengo solo il giubbottino. Sono uscito per caricare la moto con la magliettina, sono rientrato subito, mi sono messo subito la felpa perché c'era un freschetto interessante. Poi mentre caricavo la moto ho cominciato di nuovo a sentire caldo, perché è un clima strano, non sai come vestirti. È una questione anche di abitudine, penso. Il corpo si abitua. E niente ragazzi, a sto punto direi Vamos verso Capo Nord. Si continua a salire. Ancora sono 1800 km. Quanto un Palermo Bolzano. Ragazzi, qui forse fanno il caffè, ma sono ancora chiusi.
Servering. Vabbè, ho altri 11 km, ho appena fatto 11 km di quella statale, che sono ancora qui altri 11 alla fine. Oh, volevo attivare la funzione quella della pre-registrazione sulla Insta, visto che comunque sto sempre collegata al caricabatterie. Mi sembra un po' un peccato non usare questa funzione. Queste casette credo che siano tutte in legno. Ma si stava bene dentro dove che ero io. Cioè, io ero in magliettina, in mutande, stavo bene. Non c'erano riscaldamenti accesi. Ma il legno trattiene bene il calore, meglio dei muri. Era ben isolata, c'era stato l'isolante termico all'interno e all'esterno, cioè, beh, secondo me era fatta bene. Quindi anche per quello, dentro si stava bene, fuori si congelava. C'era una bussola a terra, una puzzola, una bussola, una puzzola. Sono le puzzole qua, ragazzi. Gli animali ci sono da queste parti. Vedete i cartoni animati? Comunque, che paesaggi, eh? E sempre penso che queste sono strade di campagne secondarie, che non si fida nessuno, ma ciò nonostante sono ben mantenute. Vabbè ragazzi, qua c'è un ranch. Questa è tutta piena di zona di cavalli. Ho visto che sono cavalli sciolti, ci sono cavalli finti. C'era una statua di un cavallo, una statua, tipo una cosa di plastica, penso sia stata. Una torta di insegna, forse era anche quello un ranch. Comunque qua il cavallo, prima che l'uomo inventasse il cavallo. Tipici della zona. Immagino stare qua e piantare le nostre cose. Funzionerebbero, non funzionerebbero, tu. Il mandarino, il limone, la zagara, ucciuri cucuzza, i tenerome. Vabbè, dai, è bellissimo, non riesco a fermare la registrazione, ma devo fermarla ragazzi perché, no, lo ripeto, le memory card secondo me non mi bastano più, ancora c'ho 3 giorni prima di arrivare a Capo Nord, poi c'è tutto lo scendere che scendo dalla Norvegia perché finalmente mi hanno riattivato la team, ragazzi, dalla ricerca fatta nel mio caso, allora la team ti dà i giga. Anche in Norvegia, non so se Svizzera, ma in Norvegia te li dà, che non è in comunità europea, te li dà tutti quelli che hai. Invece, ad esempio, la 3, cioè la 3, la Very Mobile, che poi alla fine, se non sbaglio, è Wind 3, una roba del genere. E in pratica, loro ti danno, nel mio caso, nella mia offerta, 5 giga e 5, 5 giga e 5. Soltanto nei paesi dell'Unione Europea, quindi è meglio viaggiare con TIM in questo caso, perché intanto te li dà tutti i giga e non solo limitati, tutti quelli che sono nella tua offerta, quindi tu sei libero praticamente come se fossi in Italia, senza problemi. E in più ti dà paesi che non sono in Unione, come la Norvegia, che io della Norvegia mi sono informato. E io sono salito dalla Svezia e non sono salito dalla Norvegia perché avevo un po' questo problema con la TIM, che in nave mi aveva fatto un meno 50 euro involontariamente, beh, roaming, infatti ragazzi non usate il roaming mai in nave se siete con TIM. E quindi avevo l'offerta disattivata perché ero un credito a meno.
Ieri sera ho controllato e ho finalmente un centesimo, il che mi permette di riavere di nuovo la mia offerta attiva. Non ci sono previsti rinnovi, quindi ho i miei giga per benino, belli tranquilli tranquilli, puliti puliti. Quindi sarei potuto salire dalla Norvegia, ma a saperlo. Non volevo rischiare, ragazzi. Alla fine scendiamo dalla Norvegia. Sarei dovuto scendere dalla Finlandia. L'idea era quella di salire dalla Norvegia e scendere dalla Finlandia e poi attraversare altri paesi come la Polonia e la Bulgaria. Invece ragazzi no, scenderò dalla Norvegia, mi farò il giro inverso, sto con la Svezia e scendo dalla Norvegia. La Finlandia la toccherò per sfizio, appena sono nel nord della Svezia, sicuramente la toccherò perché voglio andare a vedere il villaggio di Babbo Natale. Lì so che c'è anche un museo della moto, ma non riesco a trovarlo. Vediamo se lo trovo, mi faccio una ricerca tranquillo, mi metto lì e me la cerco. Se no pazienza, mi faccio il villaggio di Babbo Natale. Poi salgo fino a Capo Nord e poi scendo dalla Norvegia. E amen. E sto a posto. E poi riscendo di nuovo da dove sono salito praticamente. Di nuovo Germania. Poi ripeto, se mi rimane tempo, perché magari sarò veloce nel salire e non scendere, mi faccio Amsterdam. Scendo e mi vado a fare l'Olanda. E mi faccio Amsterdam. Non sono tutto, mi faccio pure Parigi. Dipende da quanto tempo mi rimane. Perché io avevo previsto 20 giorni. Avevo previsto 20 giorni. Però ragazzi, se impiego 15 giorni, mi rimangono 5 giorni, io quei 5 giorni me li sparo da questa parte dell'Europa. Faccio Parigi, Lussemburgo, insomma ci sono cose da vedere, anche se comunque ragazzi andando di fretta non si vede niente, però questo è il viaggio di Capo Nord. Prossimo anno ci facciamo il viaggio delle capitali europee, ce le godiamo appieno, anche 2 giorni se è il caso. Arriviamo la sera, l'indomani restiamo tutto il giorno lì, facciamo così. Se mi vivo la città, la capitale. Tanto dico ragazzi, la capitale che voglio vedere quanti saranno, una decina. Praga, Vienna, Berlino, Parigi, Bruxelles, Londra, se ci si può andare, se non è troppo complicato. Madrid. Poi lì dedicherò altri 20 giorni. Boh, parliamo di che. Prossimo anno, vero? Prossimo anno si fanno le capitali europee. Va bene, ragazzi, qui ci sono i casermoni. Saranno alberghi, però, guardate, si vedono ombrelloni. C'è un paesiello, no? E dovrebbe essere Malmköping. No, dobbiamo andare dritto. Va bene ragazzi, va bene, c'è su questa piazza. Ah, anche gli svedesi, c'è un re denari, c'è il re di denari, è il soldatino svizzero, quello del... Facciamoci il giro, così lo guardiamo tutto. Quello del Papa, no, però il Papa sono rosso, la guardia svizzera del Papa sono rosso. Nykoping, ah, questo è da dove sono venuto io, Nykoping. Mankoping, Stragnagna, Kontrollplates. Ragazzi, una lingua complicata. Molto complicato. Vabbè,
bene, Svezia, grazie per questo sole finora. Almeno già il 50% possiamo dire che è sole. Strangnas, no, dobbiamo andare a Strangnas. Direzione Strangnas. Ho fatto altri 11 km, e sono 22. Più qualcuno l'aveva fatta all'inizio, hanno 25 km. In questa piazzola non c'è niente, in questa rotonda. Questa rotatoria. La rotatoria. Stragnagna. Stragnagna. Stragnas. Da qua il limite è 100, ragazzi. Tornate da un'autostrada, è una strada stretta. Vabbè, noi ce ne stiamo intorno ai 90. Noi siamo sicuri. Mi sa che ho fatto un po' di confusione fra la Svizzera e la Svezia. Il discorso della guardia è la guardia svizzera, che è quella del Papa, e io pensavo fosse niente. E niente, ragazzi, mi è venuto in mente pure perché sono passato da un ennesimo ranch, o comunque una di queste case rosse, belline, graziose, e c'era tipo all'ingresso della strada il casotto, quello del militare, quello piccolino della guardia, e dentro c'era una guardia disegnata, sempre con questa casacca blu, era disegnata a protezione della strada. Ciao mucche! Le mucche quando fanno bumbu ci sono tranquille, rilassate, belle. Ragazzi, questa è la zona contadina. È tutto in legno. Tanto che hanno spesso le roulotte qua nei maneggi. Ho l'impressione che, siccome in inverno magari arrivano le bufere, vengono bloccati. Secondo me dicono, tale, organizziamo un micro posto dove poter vivere qualche giorno in caso di difficoltà. Perché spesso mi capita di vedere sta cosa delle roulotte nei maneggi, diciamo, nelle fattorie. Poi attenzione, magari sono solo parcheggiate, sono solo dei casi. Però io penso che se io abitassi qua, sarei in una fattoria con la neve, che possa arrivare a bloccare tutto. Un pensierino sul trattenermi ce lo farei. Va bene, ragazzi, mi sa che sono arrivato in autostrada, quindi bella sparagno, 26 km. Qua una bella moto da enduro, questi terreni così ti arrestano, perché ci sono sicuramente coltivazioni. Però sarà bello fare enduro in queste zone, ragazzi. Oh no. Ancora
Ora c'è l'autostrada. Donna, quindi l'abbiamo uscito. Da qui dobbiamo uscire. Gothenburg, Uppsala. Göteborg, Uppsala. Sai come si pronunciano sti cose? Sto allora. Ah, che c'è il mini Bobcat. Vabbè ragazzi, mo c'è l'autostrada, soltanto quanto? 5 km. Ma poi sempre sull'autostrada sarò? Non lo so. Andiamo a vedere, intanto facciamoci questa autostrada. Sono le biciclettine, gli accessi delle case, che nicchie. Come area di sosta, mettiamoci davanti. No, un sacco di macchine, ma non c'è nessuno. Ci sarà qualcosa? Vakvatten. Vabbè, ragazzi, una pausa me la voglio fare. Così scendo dalla moto e mi mangio una cosina. Oh, tolgo anche il casco.